Ciao a tutti amici Tarkroxiani e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi vado a finire finalmente la missione evento. Ho lasciato giusto l'ultima strada del livello maestro, capitolo 3, vincitori. Devo dire che Thor Gladiatore è davvero fastidioso. Questi sono gli eroi che ho usato un po' per fare questo livello. Non sono eroi fortissimi, però sono eroi che insieme possono fare la differenza. Ora però volevo vedere se magari mi porto qualcuno più forte, anche per vedere come si comporta in questa missione. Direi di cambiare Mordo con Hulk e porto Hyperion al posto di Drax e vediamo se magari cambio anche Gamora con Star-Lord, e direi che questi possono andare bene. Se accettiamo, andiamo avanti. Spero che non mi servano a questo giro i rianima o le pozioni vita, perché invece fino ad arrivare qui le ho dovute usare un pochino, soprattutto nelle strade più lunghe, le laterali e le laterali centrali, mentre la centrale, come vedete, adesso sono pochi gli eroi da abbattere e quindi dovrei riuscire a fare il colpaccio. Intanto vi ricordo che l'iscrizione al mio canale è gratuita, quindi non fate gli spilorci, iscrivetevi. Siamo a 985 iscritti, a 1000 ci saranno dei cambiamenti, vedrete chi si nasconde dietro questa voce da pirla. Ma andiamo a sconfiggere Capitan Marvel. Dunque, a questo punto io tendo a usare gli eroi più bassi di rating per poi salire piano piano. Questa è la mia tecnica, le tecniche Tarkroxiane. Dunque, portiamo un Hulk contro Capitan Marvel, che è incavolata più che... Ma no, sbaglia! Un colpo pesante a 100 metri di distanza da Hulk. Sbaglia completamente. Ora facciamo già la special prima, così la addormentiamo e ce ne approfittiamo. Male la tempistica. Adesso devo cercare di fargli scaricare la speciale 2. Eccola! E proseguiamo. Mena pesante, Capitan Marvel, chi ce l'ha 4 stelle deve assolutamente rangarla perché conviene. È un eroe molto forte. Ecco, soprattutto la special 2 fa tanto male. Ora vado di 2. Spam! Vediamo se mi faccio fare la 1. E schivo. A questo livello i nemici sono molto lunghi da abbattere. Ci vuole tanta concentrazione, che basta poco per farvi levare tutta la vita. Invece con un eroe devo riuscire a fare almeno 2 nemici alla volta. Poi se siete così bravi da riuscire a fare con un eroe tutta la mappa, complimenti, vi stimo tanto. E vai con lo stordimento Tarkroxiano e andiamo, e vai fuori la prima con Hulk, che devo dire si è comportato davvero davvero molto bene. Bravo Hulk, ha preso pochissimo danno e quindi proseguirò con lui fino alla fine dei suoi giorni. Ora abbiamo un Cable da battere, 9725 di rating, 5 stelle risvegliato, 37536 punti vita. E qui
c'è Star-Lord che potrebbe avere la meglio, però va alla regola di prima, io preferisco andare con prima quelli più deboli per finire ad arrivare poi a quelli con un rating più alto. Vi starete chiedendo perché 2 non fa 3. Capito? La mia tecnica faccio così. Poi non sempre che il rating più alto è più forte, infatti magari apporto sempre delle piccole modifiche. Più forte in questo caso secondo me è Star-Lord. Zack! E sbam! Schiva tutto! Ah, mi ha colpito! E la vendetta sarà tremenda! Una specie... Ah, la vendetta non sarà tremenda perché morirò prima! Non prima di avervi fatto la 3! Giochiamo a palla con Cable. Oh, non mi fa la 3 lui! No, perde tempo! Eccolo! Che poi vabbè, si è mai visto che Hulk dà un boom in faccia, uno come Cable gira a malapena la testa. Cioè, non si è mai visto, un mondo Marvel. Giusto la Gabban può fare queste cose. Andiamo avanti, ora Hulk è sceso. E adesso vado con Yellow Jacket. Yellow Jacket risvegliato, è molto buono. Soprattutto con la sua puntura potente. Speciale 1-2. Cable però è davvero fastidioso. Potere strarivante. E ci allontaniamo. E schiviamo. Vieni, vieni, mossa speciale. Vieni, attacca, attacca. Bravo! Attacca, Tarcappio! Vai, vai. Vediamo se... No. Si stordisce solamente perché non ha speciali attive, speciali cariche. Eccolo. Ora aspettami che te la do e vai. Ora fammi la speciale e muori. Fammi la speciale e muori, ho detto. Ma guarda che infame, non mi fa la speciale e muori. Eccolo! No, non l'ha fatta! Non è morto! Vediamo se. Me l'ha fatta, ma... E ancora non muore! Ma chi sei, Sanpei? Vai, mo' muore però. Vieni. Zah! Pizzicato! Ok. Stiamo procedendo molto bene, ragazzi. Andiamo al penultimo... Terzo ultimo eroe. Anzi, quarto ultimo. Ma quanti ci sono? Quattro sono rimasti... Per me e quattro rimasti nella mappa. Procedo ancora con Yellow Jacket, che si è comportato molto bene. Ha fatto un bravo bambino. Dopodiché ci sarà un agente Venom oppure l'Imperium. C'hai Tick, punitore. Eccola qui, puntura potente livello 3. Dai, fammela su. Vediamo quanto mi viene. Non me la fa. Eccolo, 3000, quant'era? Non l'ho visto. Ah, mi sono distratto, mi ha sparato pure un cannone. Maledetto, non si fanno i cannoni! E vai, di nuovo la 3. Bravo, Arsi 3000. Batteria scarica, amico. Vai così, vai Yellow Jacket, Yellow Jacket, ah Yellow, che cavolo fai? Devi via le pizze, devi dalle. Sovrattenzione, stordito, convenio, quanto mi piace sta cosa. Vieni, vieni, attaccami. Zack! Rigenera pure st'infame. Arti 3000 è all'ultimo. Porca miseria, ero troppo lontano.
Muori! Yeah! Come godo! Bene, bene, è proprio quello che volevo. Anche se... vabbè. Ora facciamo fuori Iron Man. E attenzione, proverò a farlo fuori. Con quel poco di vita che è rimasta Yellow. In pratica non mi devo mai far via. Manco così. Ecco, bravo, bravo! Testa di Caspio. Allora andiamo con... sì, sì, Agente Venom che fa sanguinamento, incenerimento. E chi più ne ha più ne metta è... calma, concentrazione. E cercare di non farvi prendere dal panico. Tanto vediamo sto sanguinamento e non è partito e io schivo. Dai, che è? Balletto dell'Ogre qua. E io schivo. E io schivo. E ora gli diamo sanguinamento. E no, solamente della Madonna, quanta vita che se ne vede. Io ho sbagliato, emozione, emozione. Insomma, la mossa 2 di solito mi dà. Che cavolo stai combinando? Darkrox, che fai? Mi manda in bestia. Ecco, arriva. Bravo, hai sprecato la tua ultima possibilità di vincere. Addio Iron Man. Ok, ora c'è da far fuori ancora Daredevil e poi abbiamo Thor. Bene così, bene, bene. Vado di nuovo con Agente Venom. Occhio, qui vi conviene fare le special. Quando trovate Daredevil classico a questo livello, mi conviene fargli qualsiasi special quando è stordito, perché altrimenti il bastardo ne schiva. Schiva tutto. Non i pugni diretti, no? Ecco, sei ripreso. Lo sapevo io! Fategli direttamente la 3 a sti infamone! Schiva pure da stordito, ma com'è? Mannaggia! Scarica! Scarica! Bravo! Schiva questa! Tiè, schiva questa! Muori, muori! Ding, è saltato! Morto stecchito! Ok, ora ho uno, due eroi e mezzo per far fuori Thor Gladiatore. È parecchio tosto Thor Gladiatore. Pratica. C'ha un'armatura bestiale. E quando gli parte poi. Dov'è? Non mi ricordo come si chiama, ragazzi. Insomma, gli parte l'aumento energia e va a 3 ogni secondo. E ve fa la 3 subito. Non ci pensa due volte. Quindi buoni contro di lui, vi consiglio quelli che fanno parecchio sanguinamento, chi dà degenerazione, shock o qualcosa del genere, in modo che una volta colpito continua a perdere vita, perché se portate eroi che fanno solo parecchio danno come Star-Lord o Scarlet,
ci mettete troppo c'è il rischio che non ci riuscite a buttarlo giù. Io ora partirò con Hyperion, poi faccio Star-Lord e se ancora mi serve farò l'ultimo con Agente Venom. Vediamo, vediamo. Due con aumento potere, due eroi che aumentano il potere, eccezionale però. Ecco, cresci da potere e gli parte a palla. Me la faccio prima io, prima che me la fa lui. Oppure questo il brutto di Thor Ragnarok. Ecco, vi fa la 3 e non vi leva tanta vita. Dopo che è passato vi leva tanta vita. Parte uno shock assurdo. Eccolo, eccolo! Arriva il tuono! Ma chi sei? Saetta McQueen! Vabbè. Da dei pugni proprio da schifo. E poi perché non ho schivato, vabbè. Potevo fargli la 3. Ho perso schifosamente. Che dramma, che dramma. Ora vado di Star-Lord. Vado con Star-Lord. Vediamo se faccio più schifo di prima. Bene così, a momenti prendevo una crocca. Stordito. Vai, scaricati la prima se ce la fai. Niente. Bravo, ma sei un grande. Bravissimo, l'ha rifatto. Ah, ma questa è tutta fortuna a nostro vantaggio. Infatti mo gli faccio la 2. Speriamo che gli scarico un po' di... Niente, gli ho fatto shock, ma... Oh. Shock buono. Ora va di 3. Non la fa, non la fa! La farà adesso. No, Shrio! L'ho battuto! Che culo! Ragazzi, stavo già scaldando Agente Venom in panchina. Agente, scaldati! E invece il colpo della vittoria con un colpo pesante straordinario. Vai, tutte le ricompense. Dammi tutto! Eccolo qua. I premi più interessanti sono naturalmente le 900 schegge di cristallo 5 stelle, il catalizzatore basilare grado 4 e le 5 cristalli di pietre evolutive 5 stelle che io ne sto accumulando a bizzeffe e spero di doppiare un 5 stelle per poterle scaricare. Ottimi anche i 600.000 punti valore e vabbè le 500 schegge di cristallo eroe 4 stelle. Per finire in bellezza con Dio del Tuono, l'ho sempre detto che io ero un dio Tarkrox. Ora mi becco anche la nomina di Dio Tarkrox, Dio del Tuono, che vado a mettere subito in diretta il nuovo titolo, Dio del Tuono, eccolo qui, titolo insolito, e lo attiviamo! Poi, qui sono i miei eroi che come volevo farvi anche vedere questa piccola cosa, 5-4, 5-4, sono scesi un pochino perché ho cambiato i miei domini per fare una prova. Ho messo infatti i domini con prevalenza difesa, infatti l'attacco è sceso a 24 e l'utilità è scesa tantissimo, ho lasciato queste tre che sono secondo me le principali da avere. E la difesa l'ho alzata moltissimo. Ora sto provando con questa difesa. Forse leverò ancora qualche punto dominio in attacco e alzerò ancora di più la difesa, alzando magari la coagulazione e l'ingiustizia. Però devo dirvi la verità, con attacco potenziato le pizze erano sprecate. I punti che levavo ai nemici erano davvero tanti e comunque il rating
che avevo totale degli eroi era di 400 punti in più e non è poco. Ma vedrò, vedrò. Vedrò e vi terrò aggiornato su questo cambiamento. Per ora, punti dominio, attacco maggiore è la miglior soluzione. Mi sono trovato molto bene. Nella difesa sì, vedo questa rigenerazione tramite balsamo, tramite convalescenza e tramite forza di volontà, che però appunto forza di volontà parte solamente quando c'è un debuff attivo su voi stessi, altrimenti non parte. Quindi già lì c'è una fregatura. Però vabbè. Ora vado ad aprire qualche cristallo insieme a voi, che mi portate tanta fortuna. Sì, come no! E poi vediamo se ho una carica energia per fare qualche passo nella missione Alleanza. Forza, un po', dammene uno intero. Niente, non sono riuscito neanche a crearlo, un catalizzatore classe intero. Che schifo, ragazzi, non siete fluidici positivi oggi, eh? Volete aiutarmi un po' di più? Vediamo dal 3 stelle cosa esce. Un Kabal. Kabal doppione che si converte, va Tecnoraggio livello 16. Non male, però 3 stelle. Andiamo dal premio, che devo dire che dal premio ormai è un po' che non mi esce un buon 4 stelle. Cazzata. Pochi giorni fa mi è uscito Occhio di Falco, quindi cazzata proprio. Vabbè, bisogna dire qualcosa in questi video, se no vanno inviate pure. Eccolo qui, Abominio! 2 stelle, orribile, via, al secchio. Poi cosa abbiamo qui? Mappa 3. Schifo. Mappa 5. Mega schifo. 4 cristalli oro. Qualche cristallo missione. Ci sono ISO come al solito dentro. Da 75. Cabba mia, potresti aumentarle un pochino le ricompense, almeno nei cristalli giornalieri. Ho capito che sono regalati, però te sprechi, mamma mia, te sprechi. Quindici cristalli ancora. Oh, pietre evolutive 4 stelle, attenzione, questi potrebbero essere interessanti. Vediamo, ecco. 5 chimici, 4 talento e un tecnico. Speravo in qualche mistico per portare ancora più su Scarlet. Invece c'è il chimico che userò molto probabilmente su Yallop. Il talento su Daredevil, non c'ho altra scelta. E il tecnico forse su Hulkbuster, che è diventato un carro armato da quando l'ho potenziato a livello 5. Ora vediamo qui. Che vado ad accumulare altri 3 mistici, un talento, un tecnico evolutive 5 stelle. E vi faccio vedere al volo quanti ce n'ho fino adesso. Qualcuno mi parla di fortuna o sfortuna per avere cristalli 4 stelle a livello 20. Sono a livello 20, sono a livello 30, ma non ho eroi 4 stelle, è normale. Sì, può essere normale sicuramente, però siete anche un po' sfortunati perché c'è gente che il primo giorno che gioca e già becca un 4 stelle, quindi la fortuna compie sempre il suo ruolo. Dunque, i 5 stelle, ci ho 48 pietre evolutive, quelle abilità chiave di un campione 5 stelle a caso, quella grigia. Poi ho 7 pietre evolutive cosmiche, 6 pietre evolutive tecniche, 12 pietre evolutive mutanti, 14 talento e 7 pietre evolutive chimiche. Questi erano gli eroi 5 stelle. Ah, ecco, c'avevo anche 14 mistiche. E probabilmente quelle che più sono propenso ad usare saranno le 7 chimiche
per Yellow Jacket, che al momento è l'unico 5 stelle che ho portato su, che mi ha dato tanta soddisfazione. Spero però di risvegliarlo, perché altrimenti non posso usare quelle pietre evolutive. Oh, ma ho un cristallo eroe 4 stelle da aprire. Ma che bellezza! Devo averlo raggiunto tramite le schegge che ho preso finendo il livello maestro della missione di Thor Ragnarok. Apriamo prima i cristalli orribili, più comunemente conosciuti come cristalli premium. Ma senza badare oltre, famo fuori l'ultimo, che c'era, classico, voglio dire, dopo 5 stelle che ti capita, dopo 5 eroi 2 stelle che ti capita, un altro eroe 2 stelle. Però mi hanno aiutato ad raggiungere i 6.000 schegge di cristallo eroe 3 stelle, adesso ne vado ad aprire 3. 1, 2, 3, li apriamo tutti e 3 insieme. Oh, allora abbiamo Civil Warrior, schifo, Falcon, mega schifo, Occhio di Falco, che 3-3 è il migliore. Oh, a livello 40, oh, Falcon. Occhio di falco ottimo, molto buono. Brucia potere, ruba potere e sanguina a gogo. Falco non lo conosco moltissimo, però quando gli parte il Red Wing fa danni. Mentre Civil Warrior è buono da mettere in difesa, c'ha un'armatura bella bella potente. Torniamo ai cristalli e andiamoci a gustare l'apertura dell'ultimo cristallo. 4 stelle. Ora lo farò girare e intanto manderò i titoli di coda. Sì, amici, perché anche oggi il video finisce qui. Niente, io vi auguro un buon proseguimento di game. Oggi molto blando è stato questo video. Vediamo chi esce prima di salutarvi. Appero! Fenomeno! Risvegliato! Mi gusta, fenomeno risvegliato ci voleva, ottimo in difesa. E fenomeno risvegliato è come Rhino da portare su entrambi. Bello, mi è piaciuto, sono contento. Sì. Contento e soddisfatto. Non so voi, ma con questo 4 stelle sono contento e soddisfatto. Io vi saluto qui, cari amici Tarkroxiani. Spero che il prossimo video sarà quello decisivo dove potrete finalmente sputarmi in faccia. Ma a parte gli scherzi, io vi auguro uno splendido proseguimento di game e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e bella per voi!